Presidente Sebastiani, il day after molto duro dopo la sconfitta di Cesena, un'ora e mezza al rapporto con la squadra, come è andata, cosa vi siete detti per quel che è possibile dire? Ma no, non abbiamo parlato dei problemi che evidentemente ci sono, perché se una squadra nelle ultime 8 gare raccoglie 4 punti anche facendo delle buone prestazioni, vuol dire che dei problemi ci sono. A me interessava capire se la squadra è convinta di quello che sta facendo. Ho avuto questa rassicurazione da parte dei ragazzi, e d'altronde la partita di ieri fondamentalmente ha detto anche questo, cioè la partita l'abbiamo giocata noi, abbiamo avuto 10 palle gol, ne abbiamo fatti solo 2, e poi però c'è il problema che al minimo sbandamento prendiamo gol, e ieri ne abbiamo presi 4, ma non da polli di più, quindi bisogna capire che cos'è che non va e guardare di migliorare questo aspetto qua. Ma ci sono dei mal di pancia in seno allo spogliatoio? Ma i mal di pancia, se per mal di pancia si intende uno che magari è più incazzato dell'altro perché non gioca, ci mancherebbe. Se uno che non gioca non ha manco questo tipo di atteggiamento, vuol dire che non gliene frega nulla. Okay, lo scherzo che c'è stato con Zampano alla fine della partita con la Ternana, per esempio. Ma quello ci sta e ci deve essere, perché per me se non si attaccano al muro dentro gli spogliatoi probabilmente non hanno manco il sangue nelle vene, quindi quando c'è qualcosa da risolvere tra di loro è giusto che ci sia. La posizione di Zeman, lei ieri ha nuovamente ribadito la fiducia all'allenatore, ma in questi casi per dare uno shock al gruppo, viste le problematiche mentali, il cambio di allenatore non potrebbe essere la soluzione più idonea, per quanto esosa per la società? Mi è piaciuta la dichiarazione dei ragazzi oggi, no? Che hanno appunto detto questo. Qui ci può stare anche Mourinho. Il problema è nostro e dobbiamo capire noi per quale motivo abbiamo questo tipo di situazione che si crea ogni qualvolta stiamo cercando di fare la partita, andiamo in vantaggio e poi rischiamo, come ieri l'abbiamo persa invece, di perdere delle partite che sono sulla carta imperdibili. Zeman va avanti con la squadra e poi è chiaro, io ho detto anche ai ragazzi, allo staff sotto, purtroppo in questo mondo se le cose non vanno bene non è che possono pagare 30 giocatori, pagano sempre gli allenatori, però sarebbe veramente un peccato, perché questa è una squadra che ha dimostrato e sta dimostrando che segue il mister, perché è una squadra che gioca come ha giocato ieri a Cesena e fa veramente quello che vuole il mister, che ieri si sono viste le giocate del Pescara di Zeman. Se non segue il mister vuol dire che c'è qualche cosa, veramente ci fa diventare pazzi, c'è qualcosa da psicologo, non da allenatore. Pescara Novara decisiva da questo punto di vista, Presidente? Sono tutte situazioni, io ho detto prima, a me sarebbe per me un dolore grandissimo, una cosa che non farei mai. Però è evidente che se le cose non vanno bene, poi la società dovrà intervenire e dovrà trovare una soluzione.